Di nuovo assieme, di nuovo in diretta fino alle 15:30. Allora, abbiamo anche sentito tra le altre cose la notizia che è stato dato l'ok dal governo a questa nave ospedale dopo anche delle settimane in cui c'era molta discussione, tanti pro, tanti contro, tante le polemiche, ma adesso pare si possa fare, come ha letto prima la stessa Laura Buccarella, chiaramente dalle fonti che riceviamo a livello regionale, dalla regione. Prepariamo anche un servizio nel frattempo, rivediamoci il collegamento di Bernardo Gulotta, quello che abbiamo poi ritagliato, che abbiamo visto le sue interviste prima in diretta. Dopodiché sentiremo Francesco Russo, il vicepresidente del Consiglio regionale, anche un po' per parlare dei temi, delle discussioni proprio del Consiglio di oggi, ma anche per chiedergli a questo punto, visto che è ufficiale, della situazione nave ospedale. A fra poco e prima il servizio. Sì, eccoci, grazie. In questo collegamento parleremo di un'altra delle realtà che è dovuto tenere chiuso in tutto questo periodo di emergenza, i negozi di abbigliamento. Siamo in particolare nel negozio La Zona di via Malcantoni in compagnia della titolare Luisella Zotti, al quale chiedo subito come avete vissuto fino a questo momento e fino al 18, che è la data prevista di riapertura del vostro esercizio, questa situazione che chiaramente vi ha penalizzato parecchio. L'abbiamo vissuta male, perché tenendo chiuso e avendo tutte le spese che correvano ugualmente, ci siamo ritrovati ad autofinanziarci per tenere aperte le attività e soprattutto anche per mantenere le persone che lavorano con noi e per noi. L'apertura, come ho detto, è prevista il giorno 18 di maggio. C'è però tutta una serie di trattative che anche la Regione sta cercando di fare per anticipare di una settimana, che potrebbe essere comunque un qualcosina che vi viene incontro. Nel frattempo, come si è attrezzata lei per preparare il suo negozio alla riapertura? Adesso siamo rientrati oggi nel negozio, quindi adesso noi dobbiamo sanificare, abbiamo col vapore, con tutti i disinfettanti del caso. I vestiti dovranno essere sanificati nel momento in cui vengono provati e speriamo che questo non comporti un rovinare i capi o quello che è. Comunque bisognerà farlo, ma la cosa più pesante è una persona alla volta, perché per un negozio di abbigliamento non è che noi possiamo far aspettare la fila fuori, insomma, le persone che entrano hanno il diritto di provare le cose, di fare le cose con calma, e quindi per noi questo è un grandissimo handicap. Aggiunto al fatto che non c'è turismo né estero né italiano, cioè noi dobbiamo cercare di risollevare un po' quello che sono le grosse perdite che noi abbiamo avuto in questo periodo. Le volevo domandare il dettaglio di questa vostra necessaria sanificazione degli indumenti, cioè come farete? Ci sono delle linee guida? Non che io sappia, so che si parlava dell'ozono, di macchine all'ozono, oppure con quello che noi abbiamo, sono degli apparecchi che mettono un vapore molto forte, che quindi useremo quelli per poi metterli dentro in un nylon, mi sembra che sia detto, e poi riusarli al caso per qualcun altro, insomma. Tutto questo, mi permetta, sarà una perdita doverosa per tutte le questioni igienico-sanitarie, però una perdita di tempo ulteriore. Ma soprattutto il fatto che dovremmo essere in due, perché altrimenti uno non è che può perdere mezz'ora a sanificare. Cioè già fai aspettare le persone, perché uno deve restare fuori, in più devi sanificare tutto, cioè devi essere in due, mentre uno fa una cosa, uno fa un'altra. Insomma, in due con un minimo di giro rispetto a quello che noi avevamo prima è un grosso problema. Lei ha accennato giustamente al turismo, che difficilmente potrà rivedersi come lo abbiamo conosciuto in questi anni, complice la chiusura dei confini, complice l'limitazione della mobilità, complice ovviamente anche la paura delle persone a spostarsi poi fuori da casa e lontano dal proprio territorio. Questo vi penalizzerà parecchio, come in tanti negozi del centro. Lei in qualche modo ha pensato eventualmente anche allo strumento online a cui tanti hanno fatto ricorso per trovare un minimo, sappiamo che è minimo perché non può essere comparabile, ma un minimo sollievo nel suo commercio? Sì, noi lo stiamo preparando, abbiamo rifatto il sito web, riguardiamo, però per fare un vero sito di e-commerce è veramente importante, sia come spesa che come organizzazione poi per seguirlo, no?
Quindi noi faremo sicuramente agganciandoci a Facebook, a Instagram, eccetera, e vedere se si riesce a raggiungere quelli che erano i nostri affezionati clienti austriaci, ne avevamo tanti, o croati, del circondario. Rieccoci in diretta, abbiamo giusto tagliato la parte finale del servizio che era molto lungo, anche perché siamo collegati con il vicepresidente del Consiglio regionale Partito Democratico, Francesco Russo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio consigliere. Allora, innanzitutto c'è stata la seduta in consiglio, poco fa abbiamo anche sentito le parole del segretario del partito Cristiano Sciaurli che ha spiegato un po' che si aspettava di più, diciamo, da questa relazione, si aspettava più dati, si aspettava più un contesto più definito e anche delle indicazioni precise sull'emergenza e sul proseguo. Si ritrova quindi in questa analisi? Beh, purtroppo sì, abbiamo fatto stamattina consiglio, riprendiamo tra un attimo e siamo qui a Udine anche domani. Poteva e doveva essere un momento in cui ritrovarsi davvero tutti insieme a discutere le azioni che la politica, insieme con i tecnici, insieme con gli scienziati, i medici, deve mettere in atto anche nella nostra regione per il coronavirus. Purtroppo, come immaginavo, l'assessore Riccardi anche oggi non ha dato i numeri che gli abbiamo chiesto, in particolare che io sto chiedendo da qualche giorno, l'ho fatto anche con una lunga diretta ieri, sui temi del coronavirus nelle nostre case di riposo, di quanti anziani dei nostri anziani sono veramente malati e della soluzione prospettata che è quella della nave. E guardi, settimana scorsa sembra una barzelletta, gli feci queste domande e non c'era la linea e quindi venne meno. Oggi consigliere, scusi se la interrompo, mi può girare leggermente il cellulare orizzontale così siamo in modalità, eccoci, fantastico, grazie mille, così perfetto, siamo... Perfetto. Prego, scusi se l'ho interrotta. Assolutamente, dicevo, settimana scorsa, come i telespettatori ricorderanno, il Consiglio regionale non poté svolgere la sua riunione in via telematica perché non ci fu la linea, cadde la linea. Oggi mi aspettavo la risposta dell'assessore Riccardi, era l'interrogazione riguardante le case di riposo, la prima, con una scusa, quella di aver ricevuto in ritardo, ma capite che se doveva rispondere la settimana scorsa questo ritardo non è possibile, insomma, la mail con l'informazione, anche oggi Riccardi non ha voluto rispondermi e a me dispiace, guardi, lo dico con grande franchezza, perché se pensano di fare un dispetto a me hanno sbagliato. Io queste domande le sto facendo perché gli operatori e i familiari dei nostri anziani che sono preoccupati, insomma, noi sappiamo che Trieste rispetto al resto della regione è un focolaio importante soprattutto nelle case di riposo e tutti mi chiedono di sapere esattamente quando hanno fatto i tamponi ai nostri anziani, quanti sono quelli malati, quanti dovranno spostarsi e poi abbiamo chiesto garanzie che non sia la nave perché tante persone mi hanno detto io, mia nonna, mia zia, mia madre, lì non voglio mandarla, insomma. Quindi, ripeto, io continuerò a insistere, l'assessore ha promesso che domani, magari ci risentiamo, insomma, perché domani ha promesso di tornare in aula e di rispondermi, io spero lo faccia, davvero, per dare risposte non a me, ai cittadini e agli operatori, e ovviamente sarò ben felice di riferire a voi e ai cittadini perché lo faccio davvero in spirito di collaborazione. Ecco consigliere, poi tra l'altro il tema nave ospedale, tanti pro e tanti contro, chi a favore, chi no, c'è stata molta polemica effettivamente su questa soluzione in queste settimane, però adesso pare che sia ufficiale, ha dato anche dei numeri, 168 posti per 6 mesi all'interno della nave, 4,2 milioni di euro di costi in totale, invece Riccardi dice se avessimo fatto in altra maniera si sarebbe speso molto di più. Ma guardi, chi vuole può seguire sulla mia pagina Facebook una diretta in cui ho spiegato per filo e per segno i numeri. Le faccio soltanto un rapidissimo riassunto, perché guardi, diciamo che intanto a pelle i triestini non vogliono che i loro anziani vadano in una nave con piccole cabine, piccolissimi bagni, con l'oblò blindato senza neanche la possibilità di aprire una finestra. Dopodiché la nave costa 4 milioni e 200 mila euro solo di noleggio, più altri 3 milioni di personale. E sono circa 155 euro al giorno soltanto per la struttura. E altre soluzioni che erano possibili, gli alberghi. Io credo che stare in un albergo di 3 stelle, così come era stato offerto, sia molto più comodo che stare in una piccola cabina
non di una nave da crociera, mi capisca, questo è un traghetto del 1987 in cui sembra da alcune recensioni ci siano anche gli scarafaggi. Bene, gli alberghi chiedevano 40 euro a persona, non 155, meno di un terzo. C'è un'altra soluzione già pronta delle RSA che sono vuote in questo momento, già convenzionate con la regione, già con il personale preparato che saprebbe accudire i nostri anziani anche dal punto di vista della socialità, del movimento, quel poco che possono fare. Bene, questo costa circa 54 euro al giorno, ancora un terzo della nave. Quindi non è vero, la nave costa in maniera sproporzionata in più, era una soluzione, guardi, arrivo a dire, era valida forse un mese fa, quando eravamo in piena emergenza. Adesso, nel momento in cui i numeri sembrano essere più favorevoli, davvero non si capisce. E spendere 7 milioni per una nave, quando quei soldi potrebbero essere spesi per dare un po' di fiato ai nostri albergatori, o pagare anche le RSA, che invece hanno il personale che rischia la cassa integrazione, credo lo capiscono tutti e di buon senso. L'assessore Riccardi è conosciuto come una persona intelligente, ma un po' testarda. Ecco, io spero davvero, perché non ho trovato un medico, non ho trovato un responsabile di struttura, non ho trovato un familiare d'accordo con questa soluzione della nave. Spero che l'assessore Riccardi, che forse non conosce bene Trieste, cambi idea, ma io andrò fino in fondo, perché questa è una battaglia che mi sento di fare per tutti i triestini. Quindi ci sarà questa trasmigrazione, almeno secondo i dati che ho sotto mano, che dicono di queste 118 persone che devono essere al più presto, parole del vice governatore, al più presto trasferite, che sono positive ovviamente al Covid, perché adesso si trovano nelle strutture di anziani promiscue. Quello della nave... Quindi... Guardi, sì, sì, prego. Se è così urgente, come io credo, perché ci sono persone, appunto, anche se i tamponi non sono stati fatti in numero sufficiente, ma sappiamo che ce ne sono di persone bisognose, ma perché non si spostano immediatamente? La RSA Mademar offre 84 posti pronti domani. La casa di riposo Emmaus, strutture conosciute, apprezzate a livello regionale, convenzionate, offre 30 posti e un piano dedicato. Avremo già sanato quelle necessità che lei ricordava. Allora, perché intestardirsi sulla nave? Io non credo, non voglio credere che ci siano altri interessi sulle spalle dei nostri anziani, però questa poca trasparenza onestamente comincia a stancare e comincia a far pensare a cose che non si dovrebbero pensare. Un'ultima considerazione, consigliere, ma quindi lei domani richiederà dati dettagliati, molto dettagliati, e sulle case di riposo e a questo punto anche sulla nave, immagino. Io ho fatto una domanda, guardi, molto molto semplice all'assessore Riccardi. Vorrei sapere, perché questo mi hanno chiesto gli operatori, mi hanno chiesto i medici e i familiari, quanti tamponi sono stati fatti settimana per settimana dal 1 marzo a oggi nelle case di riposo di Trieste, perché purtroppo il dubbio è che si sia cominciati molto tardi. Ma ripeto, io non voglio, si può anche sbagliare, è un momento in cui tutti sbagliano, perché insomma il virus è qualcosa di inedito. Però quei dati ci aiutano a non fare errori per il futuro. Allora, massima trasparenza, io chiederò questo, anche perché è evidente che se i numeri saranno importanti, serviranno alcuni tipi di strutture. Se i numeri, come io spero, saranno bassi, a quel punto anche la nave sarà evidentemente una cosa inutile, oltre che dannosa, come ripeto, la maggior parte dei triestini basta passeggiare e sentire cosa ne pensano i triestini di questa nave. Va bene, grazie consigliere, grazie a risentirci, buon pomeriggio, grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ok, allora proseguiamo, anzi riprendiamo la nostra diretta straordinaria. D'altronde questa conversazione sarà anche oggetto sicuramente di servizio stasera al nostro telegiornale, visto che è arrivata questa ufficialità che divide la notizia, divide le persone sia tra i politici che tra i triestini, e quindi insomma meriterà sicuramente approfondimenti. Dopodiché il dato importante delle case di riposo, appunto, a cui si faceva riferimento, di una nuova richiesta di dati soprattutto sui tamponi, così anche come chiede quindi il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo. Andiamo avanti, se ci sono delle telefonate fra poco riattiviamole anche. Intanto rivediamo il servizio che vedo, grazie mille
a Franco Torricella, che vedo già in preview. Riproponiamo anche un po' questo rintraccio di migranti, l'ennesimo in queste due settimane, praticamente 250 persone rintracciate negli ultimi 10-14 giorni dalla polizia di frontiera, perché poi le temperature sono aumentate, è abbastanza naturale che si riprendano le rotte balcaniche, che non si fermano mai in realtà, semplicemente sono con affluenze maggiori in questo periodo dell'anno. Oggi 50 migranti rintracciati, a fine aprile c'erano stati quegli 85, poi diventati in breve 100 nell'arco delle ore successive, e così piano piano durante queste due settimane abbiamo sempre più riparlato di rotta balcanica. Vediamo. La rotta balcanica ritorna di prepotenza nelle cronache cittadine. Anche oggi sono stati rintracciati una cinquantina di migranti irregolari che passavano per diverse zone del Carso, Fernetti e Basovizza. Di questi tutti maschi e sempre di nazionalità afghana e pakistana. Nell'ultimo periodo si sono registrati diversi arrivi, dai 100 irregolari rintracciati a fine aprile fino ai 50 di oggi. In tutto sono circa 250 i rintracci delle ultime due settimane. Complice il fatto che con l'innalzamento delle temperature, mano a mano che ci si avvicina al periodo estivo, sono riprese quelle rotte che da Oriente segnano l'entrata nella Venezia Giulia, la polizia di frontiera ancora una volta si è ritrovata a dover fiutare quei sentieri e quelle rotte percorse tutto l'anno da persone di svariate nazionalità. Tali rotte si stanno intensificando, come è normale, in questo periodo della stagione. I boschi e le zone selvatiche del Carso contribuiscono a nascondere alcune tracce, scoperte mano a mano dalla polizia, che poi riesce a rintracciare le colonne di persone che si avvicinano alla città, ma qualcuno, inevitabilmente, riesce sempre a passare le frontiere. Diversi episodi hanno evidenziato come ci siano anche dei minori in questi ritrovamenti, segnati dalla classica scia di vestiti, di cui i migranti si sbarazzano una volta attraversato il confine. Prendiamo anche i dati dei controlli in ambito coronavirus della polizia, che arrivano ogni giorno, i controlli che leggiamo oggi ovviamente sono i controlli di ieri, fra poco appena trovo la mail vi darò i dati. E cosa vi volevo dire? Sì, riattiviamo le telefonate, quindi se c'è qualcuno che chiama facciamolo pure passare. Innanzitutto poi io vado anche a spulciare nel mio Facebook un po' di flash news. Ci vorranno ancora, dal Corriere della Sera, ci vorranno ancora almeno 3 settimane. In Gran Bretagna nella fase 2 non c'è nemmeno l'ombra, ci sono paesi che sono ancora molto indietro, no? Rispetto a noi su questa fase 2. I primi dati di ieri, ci sono state 32 sanzioni a Trieste, 53 in tutta la regione per mancato osservamento delle norme sul Covid-19, dopodiché ora è sicuro, il coronavirus circolava in Francia già a dicembre, il caso di una 43enne è venuto fuori, quindi anche negli altri paesi iniziano a scoprire piano piano l'inizio dell'epidemia, quindi antecedente a gennaio e a dicembre sicuramente, forse anche prima in alcuni casi, quindi continuano gli studi per capire quando esattamente è arrivato il virus in Europa. Andiamo al telefono, pronto? No. Pronto, buonasera, buon pomeriggio. Sì, grazie. Prego. Faccio una domanda veloce. Vigo di pagare delle bollette, luce, acqua, posso andare in posta? Assolutamente sì. Può anche pagarle dai tabacchini e dagli edicolanti autorizzati. Sì, è un'altra. E siccome dovesse dare anche l'assicurazione, perché ho comprato un scooter e il giorno dopo non potevo andare fuori di casa, adesso ho il scooter ma non ho l'assicurazione. Allora, la vadi su internet, su Google? No, visto un vecchio, visto uno di quei vecchi. Perché là si vedono quelle che sono aperte i loro orari, insomma, quindi casomai... Sì, ma lo posso dare su internet, per semplice motivo che non lo voglio, capisci? Allora, visto che si può girare, lei comunque provi ad andare all'agenzia e se è aperta... Sì, telefonato, l'agenzia si è aperta. E allora vada pure, l'importante è con tutte le sigle, vada da solo. Posso andare, perché mi da tutto questo tempo, sono da fuori una volta sola e sono da fuori a mega farmacia. È stato bravissimo allora, è stato bravissimo. Insomma, siccome adesso lo volessi da fuori, che già può magari la multa,
Ah, no, beh, adesso, allora, diciamo che ora che si può girare anche per tutta la regione, e ora che ci si può muovere in macchina da posto a posto, scendere, camminare, Ah, c'è comunque più sì, libertà, no? allora posso andare anche a Barcola a fare una camminata? Sì, resta il fatto che Sì, ovviamente sì. finché verrà considerata attività motoria può camminare, non è consigliabile stazionare invece perché potrebbero arrivare i Ho controlli, capito, però ma una passeggiata assolutamente sì. mio 75 anni, adesso questo caso 2 mesi, mi fa male le gambe perché non cammino niente, No, no? la devi deambulare assolutamente, ci mancherebbe altro. Allora Assolutamente. posso andare tranquillo. Sì, con tutte le accortezze del caso, da solo Sì, e con la mascherina, così se ma incrocia persone siete senz'altro queste entrambi robe qua, protetti. chiaro, chiaro. Va Va bene, bene. molto gentile, sa? Grazie, La grazie. ringrazio, arrivederci, Grazie a lei per aver arrivederci. chiamato, un buon pomeriggio, grazie. Or dunque, vediamo se troviamo anche altre notizie, se no prepariamo, sentiamo se c'è la prossima telefonata, la manderemo. Volevo anche rivedere e far rivedere a tutti voi il servizio che ha preparato Marco Stabile su lo spiacevole episodio che è successo in autobus nelle ultime ore. Il video che ci è arrivato da un nostro telespettatore, Marco Stabile l'ha montato e ha fatto il servizio. Dopo la prossima telefonata lo riguardiamo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, sì, buongiorno. Buon Mi sente? pomeriggio, sì, la sento, buon Sì, pomeriggio. buongiorno, buongiorno. Sono Martina. Salve. Allora, buongiorno. Allora, io volevo chiederle tre cose in velocità. Sì. Allora, siccome chiaramente in questo periodo, chiaramente noi abbiamo fatto sempre la spesa nel negozio sotto casa per limitare al massimo gli spostamenti e chiaramente adeguandoci un po' a quella che era la situazione Sì. che si era venuta a creare, no? Però chiaramente questo comporta anche il sostenimento delle spese perché chiaramente io non posso andare dove mi andavo a rifornire in precedenza perché ero costretta a stare sotto casa e quindi non andavo Certo. nei miei, dal negoziante di fiducia. Ecco. Le Certo. chiedo questo, il sabato mattina normalmente si andava al mercato all'ingrosso, quello in riva Ottaviano Augusto, che dalle 9 alle 10 era aperto anche al pubblico. E normalmente si andava lì a fare la spesa e c'erano anche tante persone. Mi domando, è aperto? Cioè si può andare? Per quanto riguarda i mercati all'aperto e anche al chiuso, sono aperti quelli che, la cui amministrazione riesce a garantire dei transennamenti e delle forme di sicurezza. Sa che dovrei farci un salto per vedere effettivamente. Però, lei, Perché. però attenzione, lei può andare in tutta la regione adesso a fare la spesa dove preferisce, eh? Sì, no, era per rimanere sempre nel territorio, Sì, insomma, sì, per non sì. andare Lei proprio. si faccia un giro, se il mercato è attivo e aperto ci potrà andare, se no comunque potrà scegliere zone dove rifornirsi meglio e di più e anche a prezzi magari più vantaggiosi in altri posti, perché comunque ora per fare la spesa si può cambiare comune, c'è più libertà. Quindi lei prenda la macchina e vada col suo coniuge, se ha il coniuge o se no da sola, no? O col figlio, se ha un figlio piccolo, quello che è. E quindi vada pure, giri tranquillamente con l'autocertificazione dichiarando dove va e tutto quanto. Ricordi che c'è quella nuova, no? Quindi Sì, certo. se la scarichi oppure da qualsiasi cartoleria se la faccia scaricare, Ok, insomma. e le chiedo ancora una cosa. In auto si può andare in tre? Appartenete, appartenete, Conviventi, parlo se, su due. se, se, di, se di conseguenza state a casa perché appartenete allo stesso gruppo familiare, Sì, sì. ok. Certo, assolutamente. Ok, Va bene? perfetto. Bene. Grazie tante, Ah, beh, saluti, buon lavoro. si ricordi che nel momento in cui andate insieme in un esercizio commerciale, poi per entrare o uscire è comunque meglio far entrare solo una persona, Sì, no? quello si entra sempre Quello. uno per nucleo familiare, quello lì Esatto. sì, già lo sappiamo, ecco. Era per capire se potevo andare, insomma, anche per chiaramente una questione economica, ecco, cioè, detto Certo, proprio in parole certo. povere, insomma, ecco. Certamente. Grazie Grazie a tante, lei. buongiorno. Grazie a lei, buongiorno, buona giornata. Rivediamolo allora il servizio annunciato poc'anzi, fatto da Marco Stabile, vediamolo. Siete pronti, via te! Basta! Basta! No, no, thank you. Mona di tu madre! No, no, vieni da! Basta! Te rompi i coglioni! Te ne caspudai del muso!
tempo e cazzo! Scusi, facciami qualche dopo per cortesia. Mezza Trieste, come si dice in gergo, conosce l'autore del deprecabile gesto nei confronti di tre ragazzini ieri pomeriggio a bordo dell'autobus della linea 21. Conosciuto come Gildo e seguito dal centro di salute mentale, non è nuovo ad episodi per così dire estemporanei proprio a bordo dei mezzi pubblici, talvolta provocati da figure che lo apostrofano volutamente per suscitarne la reazione, atti chiaramente da condannare senza se e senza ma. Questa volta però, in piena pandemia da coronavirus, togliersi la mascherina e sputare in faccia ad un giovane che, riferiscono i testimoni, non l'aveva nemmeno provocato, è un'azione che non può passare sotto silenzio. Qua non si tratta di rivendicare sanzioni, ma di chiedere un controllo speciale, diverso da quella che è la normalità della convivenza, da parte dell'autorità sanitaria competente. Ovviamente, non avendo garanzie sullo stato di salute dell'uomo, le famiglie dei ragazzi non potranno che chiedere un tampone per i loro figli nei prossimi giorni, considerando l'emergenza Covid-19. Ma torniamo ai fatti. Gildo, invitato alla calma da alcuni passeggeri prima che scoppiasse l'alterco, ha iniziato a bestemmiare e urlare. Peraltro, riferiscono i presenti, era in condizioni igieniche definite discutibili e indossava una mascherina palesemente sporca. Dunque, il raptus mette le mani addosso ad uno dei ragazzi, che afferma più volte: ma non abbiamo fatto niente. Dunque, dopo il basta, basta, lo sputo in faccia, che già intollerabile normalmente, diventa una chiara fonte di possibile rischio di contagio. Il direttore del centro di salute mentale, Elisabetta Pascolo, ci ha assicurato che tutti i pazienti seguiti dai centri di salute mentale del territorio vengono monitorati dal punto di vista della temperatura corporea e dei possibili sintomi ogni qualvolta si recano sul posto per le terapie. Ci è stato garantito, peraltro, che verranno prese tutte le misure necessarie e fatti gli accertamenti del caso. Ma quanto ci è stato comunicato, nonostante l'emergenza, il centro di salute mentale non può disporre di misure speciali di contenimento per quanto riguarda le persone a rischio. Basta! Basta! Tu, mona di tu madre! No! No! Mi dica! Basta! Te rompi i coglioni! Te ne caspudai del muso! Te rompi il cazzo! Scusi, facciami qualche dopo per cortesia. Questa è la situazione più che particolare venuta a delinearsi in una linea dell'autobus della Trieste Trasporti. Vi dicevo prima dei dati, le persone controllate in tutta la regione, 723 dati della prefettura di Trieste, 32 come dicevamo prima, però le persone sanzionate, nessuna persona denunciata per quanto riguarda le norme per le false dichiarazioni e quindi le norme relative all'autocertificazione Covid-19, persone denunciate per altri reati invece 37, sono state controllate 384 attività e esercizi commerciali, nessuno dei titolari è stato sanzionato, nessuna chiusura provvisoria è stata decisa, nessuna attività chiusa di nessun esercizio. Questi dati direttamente dalla prefettura di Trieste. Dopodiché tornerò un attimo sulle notizie che volevamo vedere anche internazionali del Covid. Prima si parlava di Gran Bretagna, virus in Gran Bretagna, più morti dell'Italia, il picco più alto d'Europa, adesso lo registrano oltre Manica. Il Regno Unito supera l'Italia per numero di morti da coronavirus e diventa il paese con il picco più alto d'Europa, in base ad un aggiornamento statistico dell'ONS, l'Istat britannico. La nuova stima, aggiornata il 27 aprile, con l'aggiunta anche dei decessi classificati come casi sospetti, e quindi non certi, di Covid-19, sale a 29.710 in Inghilterra e Galles, Galles già oltre 32.000, includendo anche la Scozia, poi quindi insomma in Gran Bretagna, sommando le varie migliaia di persone positive, si è raggiunto il picco più alto in tutta Europa. L'Italia da parte sua invece dichiara a ieri 29.029 morti. Sono negli Stati Uniti 1.240 le vittime nelle sole ultime 24 ore, sempre per coronavirus ovviamente parliamo, con il bilancio di morti per Covid che nel mondo sale adesso a oltre 250.000, quindi 250.000 decessi
decessi per Covid-19 in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, come dicevamo, 1240 solo nelle ultime 24 ore morti a causa dell'epidemia, il dato fornito dalla CNN e dalla Johns Hopkins University, secondo cui nel totale del paese sono stati registrati 1.180.288 casi e 68.934 morti, numeri altissimi ovviamente, ma rapportati anche alla vastità del territorio, alla densità della sua popolazione. Torniamo in Europa, in Germania più 685 casi e 139 decessi. La Germania ha registrato questo aumento di decessi, mentre i nuovi casi di contagio si mantengono sostanzialmente stabili, come ha reso noto anche il Robert Koch Institute. I casi di Covid-19 sono aumentati di 685 in un giorno, il totale arriviamo a 163.860, quindi da ieri più 679, mentre i decessi sono stati 139, ieri 43, a un totale di 6.831 dall'inizio dell'epidemia. Poi sapete che la Germania è uno di quei paesi che in qualche modo il virus ha manifestato l'incidenza dei decessi minore rispetto a tanti altri paesi. I pazienti guariti complessivamente 135.100 per quanto riguarda appunto i dati prettamente dello stato proprio della Germania. Andiamo adesso a vedere se sono già arrivati per caso i dati regionali, che una volta eravamo abituati a vederli alle 5, invece adesso arrivano prima. No, non sono ancora arrivati, ma ci sono altre comunicazioni dalla giunta, sempre della regione. Riccardi, acquisti oltre 34 milioni di euro per dispositivi di protezione, dispositivi di protezione medici che la regione Friuli Venezia Giulia ha acquistato da gennaio ad aprile per il tramite dell'azienda regionale per il coordinamento della salute, l'ARCS, la protezione civile e la protezione nazionale per far fronte all'emergenza Covid. Le forniture sono state distribuite al sistema sanitario socioassistenziale, ai comuni, alle prefetture, alle UTI, al volontariato, alla protezione civile regionale, ai servizi essenziali, agli uffici regionali e alla popolazione. Questi dati li ha forniti ovviamente il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardi con delega alla salute, rispondendo oggi sempre in consiglio regionale nella seduta che c'è stata. Poi ha fornito i dettagli anche di come i 34.415.206 dispositivi di protezione medici siano stati acquistati. Questi più o meno i dati che arrivano sempre dal sito della regione. Fedriga, giunta FVG, vara linee guida per la fase 2, accelerare l'attuazione della cosiddetta fase 2 in Friuli Venezia Giulia, coniugando la tutela della salute di lavoratori e cittadini con la tempestiva ripresa delle attività produttive ed economiche. Sapete che era stata proposta la data dell'11 maggio per alcune riprese, piuttosto che quella del 18 maggio, poi il governo ultimamente nelle ultime aggiornamenti ha detto sì, proveremo a riaprire prima, ma difficile prima del 18 maggio. Però è questo l'obiettivo delle linee guida per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio regionale, deliberate oggi dalla Giunta, riunite in seduta straordinaria, di cui prima avete visto uno scampolo, su proposta del governatore Fedriga. La stesura del documento andrà a integrare i protocolli sottoscritti a livello nazionale, ha coinvolto il vice governatore con delega alla salute Riccardi, gli assessori alle attività produttive e turismo Bini e Rosolen, le infrastrutture del territorio Pizzimenti. Nel dettaglio le linee guida contengono le misure da adottare nei luoghi di lavoro, gli interventi a supporto della ripresa lavorativa e al sistema di mobilità. Su quest'ultimo punto in particolare, il documento comprende una serie di azioni sperimentali che interessano i servizi di trasporto pubblico locale utilizzati dai lavoratori per muoversi. Andiamo al telefono, pronto? Sì, buongiorno Padrine. Buongiorno. Un chiarimento, perché qua è un dibattito che sta andando avanti da ieri sera. Mi dica. Allora, barca motore, barca vela. Si può uscire con la barca motore e barca vela, in quanto attività sportiva, posso andare con familiari, conviventi, a fare attività sportiva o anche a pescare in quanto attività sportiva. Barca motore, posso uscire anche a pescare in quanto attività sportiva, ma da solo. Sì, allora lei, se ha la barca a motore, può uscire, andare al largo per esempio, stazionare, pescare, finita l'attività di pesca, subito rientrare. Sì, esatto. Mentre con la barca a vela è più libero di farsi anche i giretti, no? Perché è considerato attività sportiva. Esatto, e in più con i familiari. In barca a motore invece no. Da solo, sì, esatto. Sì,
Oggi, se ho capito bene, il Piccolo ha pubblicato un chiarimento da parte della Capitaneria di Porto, che a me personalmente ha detto quello che ha confermato anche lei adesso, dove dice che anche quella barca a motore vado a pescare con familiari conviventi. Allora, sta succedendo un piccolo casino qua. Sì, lo sa da cosa nasce la doppia interpretazione. La doppia interpretazione nasce dal fatto che, come per la macchina, come per le altre utenze con cui ci si può muovere, chi appartiene allo stesso nucleo familiare ovviamente trascorre il tempo assieme in macchina piuttosto che in casa. Di conseguenza, per deduzione, se sta insieme anche in barca e appartiene allo stesso numero familiare che poi torna a casa assieme, penso a papà, moglie e figlio, classicamente parlando, è la stessa identica cosa. Poi quello che è scritto nero su bianco sull'ordinanza specifica bene la questione velica e quindi lì dice si può fare, invece su quelle a motore c'era un po', lei ha inteso questo vulnus, questa mancanza magari di specificazione. Poi si esprime la Capitaneria di Porto, tutte le agenzie di stampa scrivono quello che giustamente gli viene anche riferito, no? Quindi è vero, c'è un'interpretazione fuorviante. Io credo che potrebbe essere argomento anche di ulteriore specificazione a questo punto. Esatto. Io dico, visto perché... Prego. Un chiarimento, perché non capisco la differenza fra la vela e il motore. Allora, se lei mi dice la barca a vela è un'attività sportiva, sono d'accordo con lei, esco con la barca a vela e non posso uscire con la barca a motore. Ma se invece posso uscire con la barca a motore a pescare, come farei con la vela? Perché non posso farlo con mia moglie o i miei figli? Per questo, no? Che civile, la regione dovrebbe chiarire, no? Certo, assolutamente. Anche noi giornalisti in questo senso a volte ci troviamo in difficoltà e anche le forze dell'ordine. È capitato per esempio di casi in cui alcuni sono stati sanzionati per i medesimi comportamenti, altri no. Esatto. Quindi c'è un... poi gli errori sono errori umani ovviamente, non è un errore voluto chiaramente, cioè non è che qualcuno si diverte a sanzionare piuttosto che qualcuno chiude un occhio troppo spesso. Ma è proprio, no, ma assolutamente. Ma dipende anche dell'ufficiale che ti capita davanti. Esatto. Dell'interpretazione della persona, perché poi ovviamente è interpretabile. Io credo che questo possa meritare una specificazione e potremmo anche provare a chiedere a chi di dovere di esprimersi un'altra volta su questo, certo, perché lei ha ragione a porre il voi dubbio. Voi avete dei contatti che chiaramente io non ho, io ho scritto anche sul sito di Facebook di Prelega, ma chiaramente non certo. Ho dato risposta. Voi invece avete dei canali diversi dai nostri, chiaramente, quindi una un chiarimento da parte del presidente Fedriga o chi per cui, comunque una cosa ufficiale, no? Si figuri che io giro con l'ordinanza oltre che con l'autocertificazione. Così ho tutti i 25 punti pronti, perché se mi fermano faccio vedere cosa è scritto qua. Ma infatti l'ordinanza al punto 15 ti permette, al punto 16 ti leva. Eh sì. Guardi, poi chiaramente quello che ho detto anche l'altro giorno a un telespettatore che chiedeva con questioni simili alle sue, quando si fanno regole generali astratte è possibile che ci siano delle discrepanze, no? Perché non potendo regolare il caso specifico, perché il caso specifico viene interpretato sul posto al momento, facendo regole generali astratte può essere che qualcuno rimanga o scontentato, deluso, piuttosto che confuso proprio per questo, perché io devo uniformare un territorio. Certo. E quindi chi possiede la barca a vela è tranquillissimo, no? Perché dice non mi pongo neanche il problema perché tanto posso. Chi invece possiede la barca a motore vuole ulteriori specificazioni. Sì, non posso fare altro che darle ragione ad avere un dubbio. Quindi... Anche perché comunque a Trieste, ma presumo in qualsiasi località balneare o col mare, ci sono sia barche a vela che barche a motore. Oltretutto una barca a vela per uscire dai porticcioli devi utilizzare il motore. Ha assolutamente ragione e grazie dello spunto, perché così ci ricordiamo anche che ci sono tanti i temi su cui ci si confronta. Ci si interroga, certo. Esatto. Ringrazio per la cortesia, buonasera. Grazie a lei, un buon pomeriggio, buonasera.
Allora, ci sono tanti articoli, adesso andiamo all'altra telefonata, sì, ci sono tanti articoli che parlano del picco che sta raggiungendo la Gran Bretagna in questo momento, per niente vicina alla fase 2 a questo punto, visto che lì i decessi e i contagi stanno veramente aumentando tantissimo. Con il coronavirus, 8 decessi in più a Udine, incremento pari all'1,91%, poi ha dichiarato Fontanini, in città andamento addirittura migliore rispetto ad alcune annate. Andiamo al telefono, pronto? No. Buon pomeriggio. Che se fossi stata San Giacomo al primo, avrei strofato uno dietro l'altro quelli, perché avevate a che fare purtroppo con dei drogati. Perché Non io fino a sappiamo. 4 anni fa abitavo intorno a San Giacomo, conosco certe persone su, ma quello che volevo dire, che avete già parlato 3 volte di quel disgraziato poverino, quanti centri di igiene mentale abbiamo a Trieste? Quanti ne abbiamo? E beh, vai signora, quando succedono Non queste... ho, dico perché. Vada, vada, finisca l'intervento, Guarda, concluda l'intervento. 14 anni fa con quel centro giù, dove quel tipo sulla 21 che era, mio figlio è stato ucciso con delle pastiglie a canoro d'oro. Farei chiudere subito i centri perché li danno delle bombe e non li guardano e non parlano niente, i medici. Proprio da quel centro di igiene mentale mio figlio purtroppo si è suicidato 14 anni fa. Chiedo scusa del suo ego, ma visto che sono anche cara sola, vedere quelle cose lì, reputato con me quel tipo, mi fa male perché in stessa situazione era mio figlio purtroppo, che aveva solo 33 anni. Non so cosa dire, signora, sono veramente questioni incredibili e delicate, Ma assolutamente. mettiamo che tipi di cure che gli danno, che qualità di pastiglie che gli danno, gli bruciano il cervello. Mio figlio in tempo di 1 anno, con lo stesso medico è andato, si è tolto la vita. Purtroppo. Signora, veramente, è una testimonianza bella pesante, non so veramente cosa dire, mi dispiace e ha ragione, sono argomenti delicati, importanti e da attenzionare al meglio, sicuramente, sia per chi è ospitato nei centri, sia per i centri stessi, sia per chi ci vive attorno, assolutamente. Non posso che commentare così. Va bene, grazie signora, buonasera. Allora, andiamo avanti con i nostri. Ancora una telefonata, una dietro l'altra, va bene, sentiamole. Pronto? 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 Pronto, buonasera. Buonasera. Allora, io ho delle domande sia in merito a spostamenti che a spostamenti verso seconde case. Sì. Allora, è chiaro che conviventi dello stesso nucleo possono viaggiare in macchina senza mascherina, eccetera. Possono accompagnare anche altre persone? No, solamente i congiunti. I congiunti, ok. Cioè, un figlio può portare nella stessa automobile due genitori, Sì. però solo l'autista, diciamo, non altri. È inteso che sarebbe meglio creare meno giro di persone possibile, ma se evidentemente fate parte tutti dello stesso nucleo familiare, insomma. Parte convivente, parte no, Resta ovviamente. inteso come prima per la questione delle barche, resta inteso Sì, anche per andare a fare la spesa, no? E altre questioni. ok. Un'altra Certo. cosa, secondo argomento, diciamo, Sì. andare nelle seconde case, sempre all'interno della regione. Può andarci soltanto il proprietario Allora, o anche il dipende, figlio? allora, credo che dipenda anche dalla condizione. Se andate per fare manutenzioni e ovviamente avete bisogno di controllare la casa, magari vedere qualche Sì. riparazione piuttosto che aprire, no? Far prendere Certo, aria e tagliare pulire, l'erba. è chiaro che una persona da sola ci mette una vita a fare tutto, no? Sì. Quindi credo che se vadano marito e moglie non c'è problema.
però diciamo può andarci solo il proprietario, non il figlio del proprietario. No, sì, è meglio che vada chi ufficialmente possiede la casa, certo, assolutamente. Poi non lo so se è interpretabile il fatto che essendo vostro figlio comunque un abitante della stessa, è chiaro che secondo me, visto che comunque la frequenterebbe quella casa, suo figlio, cambia poco. Certo. Magari non lo so, magari se il padre è anziano e il figlio è più in forza ed è più in grado di fare certi lavori, è preferibile che ovviamente ci vada una persona fisicamente più adatta, forse. Credo di sì. Io la invito magari a chiamare, non mi ricordo i numeri, Protezione Civile era 800 500 300 mi pare, ma poi c'è anche il 1500 del Ministero e il numero 112, forse può rivolgere queste stesse considerazioni, io credo di sì, ma forse può rivolgere queste stesse considerazioni anche a loro e vedere un po' come le rispondono. Le faccio ancora due domande, sempre in tema, per invece di manutenzione, andare a trovare dei congiunti, sempre nella stessa regione, no? E anche lì vale il discorso di tornare comunque nel proprio domicilio in giornata. Allora, sì, questo è un caso, un dibattito più controverso secondo me, perché le faccio un esempio. Io per alcuni casi posso addirittura uscire dalla regione, ma in giornata, per esempio per portare, che ne so, il papà vive, i genitori sono separati, il figlio abita qua a Trieste con la mamma, il papà vive in Veneto magari, in giornata andata e ritorno si può fare la visita, ma no il pernottamento, non si può. Non saprei effettivamente, rimanendo nella propria regione, penso a livello delle manutenzioni, per esempio, resta inteso che chiaramente sì, perché se uno ha la casa lontano e deve fare dei lavori di manutenzione, magari dovrà fermarsi anche quella notte a dormire là, probabilmente, per fare tutto e poi tornare. Comunque, per io dire i freddi, ecco, non è che posso dire vado a stare lì un mese, due mesi, l'estate. No, assolutamente. Comunque le tempistiche devono essere brevi. Credo, in realtà, diciamo che, ecco, mi arrivano anche i suggerimenti e ringrazio per questo. Si può dormire nella seconda casa se si aspetta il tecnico per il giorno dopo, no? Tipo, avete dei lavori particolari da fare in casa, chiamate la persona professionista se sono dei lavori anche pesanti da fare, questa persona arriva magari il giorno, allora voi potete stazionare nella vostra casa, seconda casa, dormire, attendere che arrivi il tecnico il giorno dopo. Per quanto riguarda le visite familiari semplici, in giornata e soprattutto senza creare assembramenti, mi spiego, se il nipote va a trovare la nonna, va solo lui. Oppure bisogna evitare che salgano 3-4 persone nella stessa casa che notoriamente non abitano in quella casa. Certo, è sempre capito. Meglio che ci vada solo, ovviamente magari se il nipote è minorenne è chiaro che viene accompagnato dal genitore, il genitore lo aspetta giù, il nipote sale, sta un po' con la nonna, scende. Certo. Però evitare a tutti gli effetti gli assembramenti, anche se siete parenti, perché se non siete però del nucleo familiare, perché vi dovete appunto spostare, allora non più di una persona alla volta. D'accordo. Va bene. La ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie per la disponibilità. Arrivederci e buon lavoro. Grazie a lei. Arrivederci. Buona giornata. Sono tante le domande che ci arrivano, ma meritano di avere risposta, perché comunque ora che ci si può muovere bisogna sapere come farlo, che non vuol dire tana libera tutti, perché bisogna stare comunque attenti. Ancora al telefono, pronto? 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 Rispondetemi. Non sento nessuno a arrivare dall'altro capo del telefono. Ok, grazie, caduta la telefonata, invito a richiamare casomai. Tanti sono gli appelli per anticipare gli esercizi commerciali che sono fermi, si sta lavorando a livello regionale anche su questo, tante critiche anche verso alcune questioni, secondo alcuni mal gestite, secondo altri invece ben gestite, ma insomma, come abbiamo detto tante volte in questa emergenza coronavirus, bisogna valutare tutto sempre con le pinze. Abbiamo già detto che il virus circolava in Europa sicuramente già a dicembre, in Francia sicuro che i primi di dicembre c'è stato questo caso di questa 43enne di Parigi che il 27 dicembre scorso si è presentata
al pronto soccorso nella capitale con febbre alta, mal di testa, attacchi d'asma, ha raccontato a un emittente locale: alle 5 del mattino ho deciso di prendere l'auto, sono andato dritto, un uomo, scusate, non una donna, sono andato dritto all'ospedale, avevo dolori al torace, mi mancava il respiro. Per l'uomo, malato di diabete, tra l'altro, i medici non erano riusciti a individuare la causa del malore, mi hanno detto comunque che quel che avevo era una cosa seria, gli era stata diagnosticata questa infezione polmonare, ma l'uomo è comunque riuscito a superare la cosa senza apparentemente contagiare né la moglie né i figli. Torniamo al telefono, pronto? Pronto? Ah, buongiorno. Una domanda, una curiosità per cortesia. Sì. Se io domenica, io abito a Trieste. Sì. Se io domenica voglio di fare una passeggiata a Grado, posso andare? Credo di sì. Attività motoria, lei va a passeggiare a Grado. Sì, non dovrebbe esserci nessun problema. Prendo la macchina, vado a Grado, parcheggio e faccio un giro. Sì. Poi resta inteso che essendo tutto chiuso, l'unica cosa che può fare effettivamente è camminare. Sì, passeggiare, prendere aria buona e via. Certamente, non dovrebbe esserci alcun problema. Con l'autocertificazione, per sicurezza. Sì, certo. Assolutamente. Ok, perfetto. Gentilissimo. Grazie. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, buon pomeriggio, grazie a lei. Allora, il tasso di contagio in Lombardia è inferiore alla media italiana, così si esprime Fabrizio Sala sul coronavirus. Abbiamo incrociato tutti i dati che ci arrivano dai ricercatori, ogni positivo contagia 0,75 persone, in Italia è 0,80, così sui dati della Lombardia rispetto a quelli italiani. Di nuovo il telefono, pronto? Pronto? Sono Di Piero, volevo chiedergli... Salve. Come? Salve, prego. Allora, volevo chiedere, prima parlava delle barche a motore, si può uscire a pesca, però se io porto dei conviventi sotto lo stesso tetto in barca, posso portarli? Lei ha ascoltato, no, la telefonata anche di prima? Sì, ho sentito di striscio. Allora, diciamo che le risponderò in quel modo. Purtroppo ci sono delle interpretazioni effettivamente deficitarie che fanno sorgere dubbi di questo tipo. Con la barca a vela sembra che non ci sia nessun problema, perché poi tra l'altro è considerata attività sportiva. Invece con la barca a motore è preferibile che si prenda solo per eseguire quell'attività precisa, per esempio la pesca, e poi rientrare subito. Bisogna stare attenti però, perché ci sono anche altre interpretazioni. Infatti, se prendiamo la legge, vediamo citato tutto molto chiaramente per quanto riguarda i velivoli, ma non per quanto riguarda le barche a motore, per esempio, che si parla più che altro di manutenzione in realtà. Quindi il mio consiglio è quello di essere cauti e se si può resistere, possibilmente neanche prenderla per non sbagliare. Però in realtà, come ho risposto anche al telespettatore che ha preceduto la sua telefonata, andremo a specificare ulteriormente a questo punto, chiederemo anche nelle prossime ore a qualcuno di dovere, chiaramente, di intervenire in maniera più precisa e puntuale, ufficiale in tal senso, così da capire una volta per tutte tra le due imbarcazioni cosa esattamente si possa fare e cosa no, va bene? Sì, come cosa volevo chiederle? Allora, mio figlio ha una ragazza che sta con lui da prima prima del coronavirus, no? Sì, che stanno conviventi? No, non sono registrati come conviventi, però al momento del coronavirus è rimasta lì. Si trovavano assieme, ok. Sì, e sono ancora. E lo sono... puoi metterla come conviventi sull'autocertificazione? Allora, l'apertura dei congiunti a persone diverse da rapporti di parentela non inizialmente sembrava che non ci potesse essere un'apertura. Non lo è infatti per gli amici, ma per i fidanzati in realtà sì. Quindi io mi sento di dire questo: se finora hanno abitato assieme, stanno assieme, è un rapporto ormai assodato, non dovrebbe esserci problema, a patto di continuare a stare assieme, visto che già da prima dell'emergenza si stava assieme.
È comunque un caso borderline, un po' dubbio, anche se io lo interpreterei come l'ho appena detto. Io consiglio di chiamare i vari numeri come l'800 500 300 piuttosto che il 112 o il 1500 per chiedere agli operatori proprio questo. Secondo me sì, ma è una mia interpretazione che vuole essere estensiva come quella del DPCM del 26 aprile. Tra l'altro il termine congiunti e la materia non essendo stata regolata dall'ordinanza ci si conforma a livello nazionale. Quindi secondo me per i fidanzati sì, c'è questa apertura e possibilità di girare assieme. Però è sempre meglio chiedere agli operatori perché non vorrei mai che poi chi fa i controlli vada a multare. Quindi io consiglio che suo figlio prenda il telefono e chiami questi numeri e chieda. Poi, insomma, da lì provate a vedere che risposta vi danno. Va bene? Bene, grazie, buonasera. Forse ha già messo giù. Allora, siamo a ridosso della pausa pubblicitaria. Ebbene, noi la mandiamo. Ricordiamo poi, tra l'altro, che la nostra diretta straordinaria riprende alle 16.30. Poi, come ogni giorno, Trieste in diretta, il nostro programma. Dopodiché ci sarà alle 19.30 l'appuntamento con il notiziario, con tutte le nostre notizie. Saremo in diretta fino alle 21 di sera, come ormai capita da molte, molte settimane. Io vi ringrazio intanto per averci seguito fino a questo punto. Continuate a farlo e ci si rivede per le prossime notizie al notiziario.